dementi, lo dico da molto tempo, punto e basta. Uno è un comico annoiato che non gli va più di sbigliettare normalmente nei teatri e ha detto adesso faccio il guru di una rivoluzione mondiale della rete che diventa soggetto politico. Lo fa perché gliel'ha detto un altro guru, quello con i capelli, come si chiama, Casaleggio, eccetera, che predica l'imminenza di una guerra sanguinosa che durerà 20 anni, alla fine della quale verrà distrutta San Pietro e poi ci sarà la pace universale, tutti vivranno attraverso la rete, votando in rete, diventando cittadini Gaia. Uguali. Gaia. E poi sono quelli che gli hanno creduto. Non parlo degli elettori, gli elettori non si insultano mai, io li insulto però, perché secondo me credere a questa roba vuol dire essere proprio fuori di melone. Ma a parte questo, ci sono quelli che gli hanno creduto, nel senso che si sono proprio imbarcati nell'arca di Noè, e sapete chi sono? I deputati e i senatori pentastellati. Sono, avete mai preso un sito internet? Voi prendetelo, vedrete che alla fine, dopo spacchiate quattro stupidaggini, c'è scritto commenti. Allora andate a guardare, ci sono delle cretinate. Una su 100 è spiritosa, intelligente. Le altre 99 sono delle scemenze. Cioè, è della gente che non sa che fare, o sta lavorando, lavoricchiando, si fa per dire che in Italia l'internet non è utile per il prodotto interno lordo, o sta lavoricchiando, oppure sta oziando orrendamente, e che cosa fanno? Si collegano al computer e scrivono delle cretinate abissali, in genere piene di insulti, di vaffanculo, di stupidaggini, molto coprolalica, e non voglio neanche tradurre il termine. In Senato e alla Camera, e fanno quei video e girano con degli apriscatole, cioè è l'invasione degli alieni, sono dei mostri orrendi che sono penetrati in due tra le più antiche istituzioni di questa Repubblica. I leghisti sono come degli aristocratici dell'antica partitocrazia in confronto ai grillini. Cioè, ha ragione Berlusconi, Scientology, non dico Lenin, non dico Stalin, ma di più rispetto alla situazione attuale. Berlusconi è un gigante, capito? Gigante obiettivo, lo dice la storia, la verità delle cose, la durata, il tempo. Da 20 anni è il capo mentale degli italiani, per comprendere.